Buonasera, ben ritrovati. Settima trasmissione del nostro processo alla tappa di Voices Tour Festival. Chissà perché mi esce sempre Voci in Tour. È una deformazione professionale dettata probabilmente da o la presenza di Mino Ferrantino dietro le quinte oppure il ricordo dell'anno scorso che è stata la prima edizione. Ma questa seconda edizione ha già avuto molte cose di cui si è parlato, ci sono state già le prime polemiche. Noi questa sera vogliamo incominciare a parlarne con un altro dei tanti personaggi che ruotano attorno a questa nostra bella iniziativa voluta, guidata, creata e condotta da Mino Ferrandino. Vi presento subito l'ospite, Michele Schiano. Buonasera, Michele. Buonasera Amedeo, buonasera pubblico di Teleischia. Io chiedo scusa se ho detto un altro, perché tu dovresti No. essere uno dei, probabilmente, perché come sei arrivato tu l'anno scorso a Voci in Tour? Voices in Tour, che l'anno scorso era Voci in Tour, era l'idea, il progetto di Mino Ferrandino in cui mi aveva incluso e aveva tutta questa voglia di voler riportare la musica e di poterla confrontare a quella che era appunto l'età di molti ragazzi giovani. Diciamo che la fortuna e l'intuito di Mino ci ha portati ad avere questa finestra per tanti giovani che amano musica, amano fare la musica, ma che non avevano l'opportunità di esprimersi, evidentemente. Quindi è stata questa una possibilità per tanti isolani e dovesse essere questo l'unico pregio di questa manifestazione, già è abbastanza, Sì, immagino. un trampolino di lancio Esatto. verso un panorama più ampio. E diciamo una cosa fondamentale che sta Mino Ferrandino riscoprendo tanti giovani artisti che io neanche conoscevo. Hai visto tanti che poi hanno provato anche quest'estate a fare il passo più lungo, no? Con i vari altri concorsi, Castrocaro, altri Sì, ancora, e quindi. devo dire che molti di loro ci sono riusciti perché comunque fare una diretta televisiva su Rai 1 già è un passo notevole per una carriera che cresce sempre di più. Senti, invece limitiamoci adesso a Michele Schiano. Se dovessimo così descriverlo con un aggettivo, insomma, basterebbe come ti definisci tu, cantante, presentatore, chi sei? Allora, io amo l'arte in genere. Non mi definisco né un cantante né un presentatore, mi definisco una persona che ha voglia di dare. L'importante è che il mio intento è quello di arrivare a un cuore. Se si arriva a uno o più cuori non mi importa, ma l'importante è che almeno a uno arrivo e riesco a esternare ciò che ho dentro. Di sicuro sei l'uomo del web, perché dappertutto, Facebook o YouTube, si trovano cose tue personali, le altre cose di cui parleremo tra poco. Insomma, sei sempre lì pronto col telefonino ad autoriprenderti, ma non solo. Abbiamo visto anche delle cose montate, delle canzoni fatte, delle Sì, clip. Quindi da quanto diciamo, tempo è che ti stai divertendo sul web? allora, sul web da un paio d'anni, però la passione del video, almeno per chi mi conosce, l'ho sempre avuta, tant'è vero che quando riprendeva mio nonno con la telecamera, mi distruggeva tutte le cassette sotto i piedi perché non voleva essere immortalato, però a me cresceva la voglia di immortalarlo sempre di più. È finito col nonno e è cominciato con la nonna, ma di questo poi Certo. parleremo più avanti. E tutto questo per arrivare a che cosa? Abbiamo scovato, ma non poco, e abbiamo trovato un brano montato che hai postato su YouTube, E penso a te. Te lo Sì, ricordi? Quanti anni hai? Un paio d'anni, mi pare. 3 anni, sì. Bene, allora vediamoci questo Michele Schiano dannata, vino doc, non si invecchia mai, vediamo. Io lavoro e penso a te, torno a casa e penso a te, le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te, dove andiamo? E penso a te, lì sorrido basso gli occhi e penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo a cosa stai pensando.
È troppo grande la città per due che come noi non sperano, però si stanno cercando, cercando. Scusa, è tardi e penso a te, ti accompagno e penso a te. Non sono stato divertente, penso a te. Sono al buio e penso a te, chiudo gli occhi e penso a te. Io non dormo e penso a te. Na 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 na. Io lavoro e penso a te, chiuso in casa e penso a te. Io non dormo e penso a te. Non dormo e penso a te, quindi ce n'è per tutti i gusti. Mi hai lasciato senza parole. Niente, neanche negli studi televisivi della Mediaset fanno di queste sorprese. Sono... Noi ci siamo attrezzati per questo ed altro ancora. Quindi la data era giusta, un paio d'anni, due o tre sì, anni? Sì, due anni e mezzo, tre anni. Quindi diciamo 2013 più o meno. Sì, questa sì, è la data. Quando ancora non facevo scuola di canto e ci tengo a precisarlo. Ah, ecco, eri poi... ancora un autodidatta prima ancora di arrivare sì. Poi a fare la scuola di canto. Perché stai facendo scuola di canto? Per migliorarmi, ovviamente, sto facendo anche scuola di recitazione a Roma. Ho fatto un provino... Siamo entrati in 20 su 200, questa è stata una soddisfazione incredibile, il fatto di poter essere in una scuola del genere e apprendere da registi importanti. Ma torniamo al nostro Voices Tour, come ama dire il nostro Mino Ferrandino, pena la penalizzazione di 10 punti, mi ha già preannunciato se per caso dovessi continuare ad usare invece il nome dell'anno scorso. Vabbè, ci proverò, chissà che poi alla fine di questo lungo percorso verso marzo imparerò a dirlo con più scioltezza. Secondo me è l'inglese che mi si cespica. No, secondo me siamo abituati ancora al vecchio nome. È vero, eh. Voci in tour era, giusto? Perché sì, perché poi leggendolo così in fretta non si scorge quella... apostrofo. Ma l'anno prossimo si chiamerà Mino in tour, Mino ne sono tour. Sicuro. Ecco, e c'è se la ride dal dietro le quinte. Senti, allora abbiamo accennato prima delle polemiche. Sì. L'anno scorso anche ci sono state, però grazie a Dio soltanto sul finire. Quest'anno invece non abbiamo manco incominciato, più o meno a metà del cammino ci siamo già trovati questa polemica così che come al solito colpisce i signori giurati. Giurati accusati di essere di parte, accusati di avere amicizie, accusati di propendere per l'uno o per l'altro. Insomma, è possibile che il mestiere di giurato è così difficile? È difficilissimo. Io penso una cosa, dare a Cesare ciò che è di Cesare è scontatissimo, è una cosa reale che un giurato deve rispettare. Però comunque siamo soggetti ad una votazione soggettiva, nel senso ognuno veramente poi emette il suo voto, quindi dire è corrotto è veramente essere... Poi con tutto il rispetto parlando per Mino Ferrandino dell'iniziativa, stessimo parlando del Festival di Sanremo. Giusto. Uno potrebbe anche permettersi il lusso di farsi corrompere. Al ma giorno d'oggi non si vince, ci mancano soldi. Non dire. Si vince un premio importante, nel senso si vince la voglia di stare insieme, di crescere e di mettersi in gioco. Quindi dare dei corrotti ai giurati è veramente... E poi abbandonare il palco al momento della proclamazione del vincitore, quella mi è sembrata forse la cosa più disdicevole. Sì, perché innanzitutto non si rispetta se stessi, ma soprattutto non si rispetta la vittoria di un
compagno, di una compagna che sta facendo un gioco insieme a te. Io penso che l'artista sia quella persona che deve comunque avvalersi di un'umiltà, ma l'umiltà non è un qualcosa che dobbiamo avere per forza, è un qualcosa di interiore. Quindi se un artista non ha questa dote, significa che forse artista non è. Lo stavo per dire, possiamo definirlo artista? Stavo per farti proprio questa domanda, siamo arrivati alla medesima conclusione. Ecco, anche perché poi la polemica ci può stare, c'è stato anche un intervento live la volta precedente, mi pare, dal pubblico, che poi pubblico non era, perché era comunque un cantante che aveva qualcosa da ridire sulla votazione. Sì. Ma anche questo palcoscenico piccolo nostro televisivo poteva essere utilizzato per dire la propria, perché così come il voto è soggettivo, certo, così anche l'impressione è soggettiva. Tutte le opinioni, certo, sono rispettabilissime purché si continuino a mantenere all'interno della umiltà, d'accordo, ma anche del vivere civile, ecco, senza pestare i calli a nessuno. Ecco. Tutte le cose si possono dire con garbo, con un'educazione, così si può anche esprimere la propria opinione, anche di dissenso, perché no? Certo, qualsiasi di noi faccia un progetto e appunto lo esprime in pubblico, sicuramente va incontro a dei giudizi che possono essere negativi, sicuramente ci rimaniamo male, però prendersela con i giurati, con il pubblico e poi addirittura come capo espiatorio mettere un'altra concorrente per passare magari il concorrente stesso come agnello immolato, no, non va. Ognuno deve accettare i giudizi e soprattutto grazie a queste piccole sconfitte, tra virgolette, deve crescere. Anche tu, mi pare, hai detto la tua in un'occasione, se non sbaglio, proprio su una mia affermazione, non ricordo quale, però sei intervenuto a dire la tua, ce la siamo tenuta, voglio dire, non mi sembra che poi ci siamo girati la faccia. Là è un po' come una partita di calcio, si è d'accordo, non si è d'accordo, ma questo non significa essere corrotti, nel senso, se Amedeo Romano vuole mettere un 7 perché non le è piaciuta l'interpretazione di qualche giovane artista e a me è piaciuta, io polemizzo con te, ma più di tanto rimane. Come pure feci polemica sul fatto delle sostituzioni, che secondo me andrebbero un po' regolamentate in maniera diversa, però Mino rispose che quello era il regolamento e pace, però sì, voglio dire, probabilmente anche quello potrebbe nel tempo essere limato, o no? Magari come vengono utilizzate le sostituzioni, magari di chi è disposto in quel momento? Questa cosa può essere rivista, però comunque noi ci atteniamo a un regolamento, qualsiasi di loro potrebbe avvalersi anche di una cantante della portata di Mina e noi dobbiamo, mica mettiamo un 6 a Mina solo perché ha sostituito un ragazzo che è da 4 o da 5. Mino fece il paragone con Laura Pausini, infatti poi io dissi, va, do il mio voto a Laura Pausini, insomma. Certo, Mino è un grande, Mino perciò prenderà il posto di Maurizio Costanzo, Mino Costanzo Show. Ecco, poi facciamo il dopo festival, poi lo facciamo lì. Senti, dicevamo le tue apparizioni in web da qualche tempo con La Nonna, quando sì, hai incominciato? Come è iniziata questa allora, cosa? Allora, tutto è cominciato una quindicina d'anni fa quando le feci un video, le chiesi nonna. Ah, quindi è una cosa molto sì, lontana. Però tempo, poi non ne misi più di video e le chiesi se lei avesse quella brutta malattia che si chiama la sifilide. Ma come? Ah, sifiliti che non la tengo, ma sono fatta innale, se non è sciuto niente. E da allora il numero di visualizzazioni è cresciuto notevolmente, però devo dire che al di là di tutto, al di là delle risate che uno si può fare e del prendersi in giro, ci sta un rapporto e le persone mi scrivono in privato di passare dei momenti lieti, persone che magari stanno soffrendo, persone che hanno una brutta malattia, e grazie vedono a queste clip su Facebook e vanno, si sentono meglio, ridono, passano dei momenti gioiosi. Soprattutto la cosa più bella di un messaggio che mi arrivò: hai dato una nonna a chi non l'ha mai avuta. Per me questa è una è cosa importante, molto bella, che mi continua ad andare avanti. L'imperatrice del Bovero, che non c'entra niente col Bovero, mia nonna. Mia nonna era in macchina con me, stavamo andando a un matrimonio insieme alla zia. A mia zia la chiamai la contessa di sopra le ferrovie e mia nonna aspettava un titolo nobiliare elevatissimo. Quando sentì Bovero, successe l'impossibile. Quindi l'imperatrice, no? Del Bovero. Da lì poi sì, è cominciato
questa lunga scia di cose. Però visto che nell'ultimo periodo un po' hai più diradato le apparizioni, forse ho preferito, per mancanza di tempo, o è stata una scelta? No, ho preferito ridurre questi video perché comunque ogni tanto è bello metterlo. Lo metto anche, diciamo, uno alla settimana, ma penso che alcune cose debbano essere assolutamente personali. Io stavo in un certo momento mettendo tutta la mia vita sul web come se stessi veramente al Grande Fratello. Ci sono dei momenti che dobbiamo tenerci, ecco, per noi. Bisogna ritornare alla privacy. Sì. E hai mai provato a contare tutti i video? Quanti sono? Quanti ne hai realizzati fino ad oggi? No. Un migliaio che l'hai fatto, no? Sicuramente sì. Senti, noi abbiamo così dall'archivio tirato fuori questa intervista che la nostra Mirna Mancini ha fatto a te e alla nonna. Non ricordo quanto tempo fa, credo che non sia molto anziana nel tempo questa intervista. Un anno e mezzo fa. Vediamoci questa intervista. Questa è la nonna di Michele Schiano, che grazie a Michele, che veramente con costanza ha anche fatto una pagina tutta sua, ha reso la nonna un personaggio social network. Allora vediamo cosa ci racconta Michele. Allora, tutto ebbe inizio da uno scherzo che le feci qualche anno fa nel negozio con il cellulare, la riprendevo, e gli chiesi una brutta cosa, se lei aveva la malattia, la sifilide. Lei rispose, che rea sifichel. Quel video ebbe tantissime di quelle visualizzazioni che da allora pensai che nonna doveva stare proprio in rete, perché è un personaggio pubblico. La gente la riconosce per strada anche non conoscendola, e quindi lei piano piano si sta abituando anche a questa situazione. Allora, signora, come vive questa sua dimensione, insomma, in cui lei ha acquisito questa notorietà su Facebook? Io sono tranquilla. Ma questo nipote suo che insomma è così vulcanico, le fa tutti questi video. Ma io voglio bene perché chi le porta due giorni, che già fa, già stai da casa. Tu la chiami l'imperatrice del Bufero, come mai? Mia nonna è originaria di Napoli, credo sia nata a Via Foria, però la vedevo più personaggio da Bufero. Più, è vero nonna, tu sei più da Bufero o più da Via Foria? Via Foria. Ma lei ha capito Facebook come funziona? Sì, ho giocato tutte cose. Io devo funare, hanno funerale, no, allora ma c'è proprio questa gente ricetta, ma maculati, ma che fa? Com'è che faccio? Ma tu veramente riesci a andare in televisione? Io? E che c'è fai in televisione? E chi le Michelini? Chi su qua? C'è un pepe. Nonna dice solo preghiere per l'umanità. Però io vedo che muove talmente velocemente che secondo me fa finta di pregare nonna, è vero? Faccio finta di pregare. Quali sono le tematiche su cui in genere fate? Di solito così, la sua spontaneità. Le faccio una domanda e proprio il fatto che a volte è un po' in difficoltà a rispondere, riesce un video divertente, lo ammetto, però nonna si fa ammirare proprio per la sua semplicità. Senti, quanti sono i contatti che riesce a avere su Facebook grazie allora, a questi video? Io noto che le amicizie aumentano, però comunque tengo i video pubblici e si riesce a vedere che addirittura le visualizzazioni salgono a 4.000, 5.000 nell'arco di 2 o 3 giorni, quindi è abbastanza seguita. Tanto che tu hai fatto proprio una pagina. Sì, alla sua insaputa ovviamente, però è molto carina, è un tenere aggiornati le persone di tutto quello che fa nonna durante il giorno. Vuoi mandare un messaggio a tutti i tuoi giullari, a tutte le contesse? Tanti saluti a tutte le contesse. Sulle contesse? Le contesse. Oh, Maromo, ti scuro come sono brutto, perché? Perché? Mamma mia! Come stai bene? Mamma mia, guarda questa cosa capa! Michele! Qua è un po' più giovane. Vieni, ma sta cosa capa! Vuoi mandare la pubblicità? Che ci manda la pubblicità, Michele, mamma mia! Pubblicità! No, la pubblicità la facciamo più tardi, ecco, stiamo morendo dalle risate, addirittura
Non la ricordavi questa No, cosa? Non la ricordavo, perché come hai detto tu prima, ne ho fatti talmente tanti che a volte sfugge qualcosa. Anche tu no? Eri un po' diverso, qualche pelo in meno. Meno male, sono migliorato sicuramente. Sembravo anni. Un talebano ancora di più. Ancora di più. Ancora di più. Senti, diciamo adesso un'altra cosa. Nonna Maculatina abbiamo detto. Nonna Maculatina. L'abbiamo vista una sera al polifunzionale. Sì, la rivedremo vero. Sicuramente. Nelle prossime settimane, quindi ci sarà un'altra apparizione pubblica di Nonna Maculatina. Senti, della serie Progetti per il futuro, o meglio, il presente l'abbiamo detto, stai facendo questa a Roma, questa scuola di recitazione. Cosa hai in progetto, in cantiere? Allora, c'è un progetto discografico con una casa discografica che sta valutando il da farsi su una canzone che ho scritto dedicata appunto a mia nonna, una canzone che parla dell'Alzheimer e in maniera del tutto poetica, nel senso se uno l'ascolta e non sa che la canzone parla dell'Alzheimer potrebbe pensare a una qualsiasi storia d'amore. E come altri progetti ci stiamo lanciando anche per quanto riguarda il cinema, perché ci sta fra poco un mio lavoro che dovrò fare con un regista e tante altre cose. Incrocio le dita, ma lo faccio per passione, non per notorietà. Senti, e l'ultima ed inutile bugia. Che cos'è? È una canzone che ho inciso il mio primo album discografico che mi hanno fatto fare e hanno creduto in me, mi hanno affidato dei brani inediti e questo era album uno di meraviglioso. Un album quindi di cui questo è il brano principale? Di tutti inediti, c'è solo una canzone scritta da me perché comunque la casa discografica ha preteso l'utilizzo dei loro brani, che la canzone che ho scritto io si chiama Apri il cuore, è una canzone che parla di un'umanità migliore. Non l'abbiamo vista o sentita ancora in giro, no? Qualche anno fa l'ho cantata. La canterò sicuramente in una tappa di Voices Tour. Voices Tour, perfetto. Intanto però l'ultima ed inutile bugia, c'è anche un videoclip, sì. L'abbiamo scovato e adesso ce lo sentiamo. E mandiamo un bacione a Marilena Costaiola che è la protagonista del video. Beh. Illudi che ti creda proprio adesso, ti leggo nei pensieri, no non posso, mi sentirei tradito per due volte e porterei il mio cuore ancora a spasso. A questo punto smettila di bere, tanto l'amarezza è ciò che resta. Da oggi ognuno va per la sua strada. Io spero solo di dimenticare questa ultima ed inutile bugia. Non servirà a salvare il nostro amore. Se naufragato non è certo colpa mia, lasciamoci così senza parole. C'era già lui, ho i nervi a pezzi, sai, per questo addio. Ora è notte e piove sull'oblio. Il cellulare qui è rimasto muto, per tutto il giorno tu aspetti.
baci così, senza parole. Bene, riprendiamo con un Michele Schiano, con un'altra protagonista delle apparizioni di Michele. Infatti sul video prima l'abbiamo vista, eccola qui, Mia. Quanti anni ha Mia adesso? Sei. Sei, non l'hai detto. Non l'ho detto come dovrei dirlo. Sei. Sei, infatti io devo chiederlo a lei, quanti anni hai? Sei. Ecco, già sei. È una compagna... Mia è proprio l'amore della mia vita, è la cosa più, una delle cose più belle che ho. Mi ha fatto riscoprire ultimamente la fede in Dio, perché è stata poco bene, e questa cosa mi ha riportato a credere. Sembrerà assurdo, ma è una cosa meravigliosa. Infatti abbiamo visto su Facebook che c'erano i tuoi appelli e anche le tue note disperate rispetto alla salute di Mia, che insomma... ha passato un brutto quarto d'ora, per fortuna che è superato, insomma. Incrociamo le dita, perché comunque siamo sempre sotto le mani del cielo. Comunque, diciamo che adesso viene il Capodanno e si sparano i fuochi. Questa è una cosa, la tradizione va... noi dobbiamo comunque fare le cose che ci richiede la tradizione. I fuochi vanno bene, però riduciamoli, perché comunque adesso si spara inaspettatamente ad ogni ora della giornata, e improvvisamente può essere una paura per questi animaletti che si nascondono per esempio sotto al letto con la coda tra le gambe e quasi muoiono di spavento, come anche gli anziani. Quindi riduciamoli un po' questi botti di Capodanno. Almeno questo, facciamolo per loro. Auguriamoci allora un buon 2016. Che ti pieno di cose belle per te, tante per cose belle me, a tutti. Per tutti i nostri amici e per tutto il pubblico di Teleischia. E per voi, Sistur, che possa superare anche questo mare in tempesta, di una piccola tempesta di polemiche che, ripeto, non mancano mai, non guastano, purché ecco, limitate nell'alveo della contestazione civile, diciamo. Vero. Così. Speriamo nel 2016, e speriamo che anche Mino Ferrandino ci sorprenda con tantissime performance uniche, come solo lui sa fare, no Amedeo? Sì, tra l'altro lui anche il sabato scorso lì a Forio, al Pala Noel, ha nuovamente ricordato Mango, poi tra Mango e Mia Martini c'è un amore diviso in due per Mino Ferrandino. Sì, lui non riesce a sapere chi seguire in realtà, perché mentre Mango, poi è Mia Martini e poi diventa anche Loredana Bertè. Loredana Bertè, infatti. Mia perché Mia? Mia perché Mia Martini. Mia Martini. E poi perché Mia è Mia, un pezzo del mio cuore. Anche perché poi Mino invece c'ha Loredana. Lori. Sai, quando un personaggio noto come me ha una piccola Mia Martini, allora un personaggio meno noto cerca di farne un altro con Loredana, perché Loredana è molto eclettica e quindi sicuramente darebbe luce anche a lui. Anche scherzo, molto eccentrico. Mino è un grande, un maestro. Allora per ringraziamo me. Michele Schiano per essere stato con noi in questa prima parte della nostra settima tappa, settimo giro di trasmissioni del martedì. Ti auguro veramente un gran mondo di bene, non incitate Mia a venire fuori scena, perché ci serve ancora per quest'ultimo quadretto. Ma adesso c'è la pubblicità? Adesso c'è la pubblicità. E la può lanciare Mia? La può lanciare Mia, come no? Pubblicità! Ci vediamo tra poco.
Quando la vedo così, so come andrà a finire. Butterà la borsa sul tavolo, si rilasserà un po', penserà di ordinare sushi. Ma poi si ricorderà di me. Nessuno ti conosce bene come la tua cucina, perché ogni Veneta Cucina è progettata per te, per la tua vita, per i tuoi progetti. Veneta Cucine, progetti di vita. Magi, progetti d'arredamento per l'isola d'Ischia. E se compri una Veneta Cucine, Magi ti regala un'impastatrice Smeg, linea anni 50. Distributore ufficiale La Raspata, specialisti del buono. Ritrova la tua immagine, ora puoi. Bijou Style, il rimedio alla calvizie. Il nostro è un centro specializzato per protesi fisse, parrucche, rinfoltimenti, trattamenti tricologici, prodotti dermatologicamente testati, interventi personalizzati. Le nostre protesi sono realizzate con capelli veri. Potrai tagliarli, lavarli, asciugarli, andare al mare o in piscina senza problemi. Tornerai ad avere la sensazione dei tuoi capelli. Uomo, donna, abbiamo i capelli che ti mancano. Protesi fisse a partire da 450 euro. Massima riservatezza. Bijou Style. A Forio Panza, in via Madonna delle Grazie. Telefona per informazioni al numero 347 1888 571. Bijou Style. Migliora la tua vita. Medmar. Chi è residente ha i suoi privilegi. Viaggia con le nostre navi per Pozzuoli e Napoli a tariffe esclusive. Con Medmar. Andata e ritorno 40 euro con l'auto e 20 euro con la moto. Tariffa non valida per biglietti di tratta singola. Prenota anche online su www.medmarnavi.it o telefona allo 081 333 44 11. Se sei residente, scegli i privilegi di Medmar. Prisma Forniture, attrezzature ed arredamenti. Da oltre 20 anni leader nel settore turistico alberghiero. Realizziamo arredamenti su misura per bar, pasticcerie, gelaterie, supermercati. Attrezziamo cucine per alberghi, ristoranti, comunità ed impianti di lavanderia. Disponiamo delle migliori marche nel settore. Miele Professional ed Angelo Po Grandi Cucine. Con personale specializzato, vi seguiamo dalla progettazione al collaudo e vi garantiamo un'assistenza seria nel post vendita. Vasta gamma di macchine professionali per ogni esigenza. La tua azienda ha bisogno di competenza e professionalità. Prisma Forniture, un partner affidabile al tuo fianco. Per un felice Natale, ABC. ABC e tutta la famiglia è in festa. ABC, il Babbo Natale, più buono che c'è. Centro Medico Aragonese, la fisioterapia per la tua salute. Laser ad alta potenza, TECAR, SIT, riabilitazione ortopedica, neurologica, posturale ed elettroterapia. Siamo in grado di ridurre un'infiammazione, togliere il dolore, migliorare il movimento articolare, abbreviare i tempi di recupero motorio. Grazie alla pedana proprioccettiva Tecnobody, curiamo le patologie di anca, ginocchio, tibio tarsiche, lesioni meniscali, trauma della caviglia, soprattutto nel periodo post-operatorio. Ginnastica correttiva per bambini, ginnastica posturale per adulti e Pilates. Siamo in via Giambattista Vico, ad Ischia Ponte, Centro Medico Aragonese. Per il tuo corpo, per la tua salute. L'eccellente, il vero coniglio ischitano. Per le razze selezionate, per l'ambiente dove viene allevato, per il cibo con cui viene alimentato,
per il rispetto della tradizione. Per questo, l'eccellente è il vero coniglio ischitano. Lo trovi solo presso i punti vendita selezionati. Sul continente, distributore ufficiale Marpol. L'eccellente, perché accontentarsi di meno? C'è chi fa il buono a Natale e chi fa il buono tutto l'anno. Buono Pubblicità, dal 1962, da un'idea di Pino Buono. La pubblicità sull'isola d'Ischia. Buono Pubblicità. Per noi è importante augurarti un buon anno, ma ancor di più garantirti tutto il buono per la tua azienda per tutto l'anno. Seconda parte della nostra trasmissione, settima trasmissione del processo alla tappa di Voices Tour, e abbiamo in studio Francesco D'Ambra. Buonasera Francesco. Buonasera a tutti, popolo d'Ischia. È stato soprannominato il Grillo, Francesco, perché arriva sul palco sempre saltellando. Però non sei come Alessandro Riff, che quando canta proprio si dà il molleggiato andante. No, quella è una cosa che non sopporto. Quando devi saltare comunque devi prendere una certa posizione, però devi sì essere fermo, ma molleggiato no. Ma irrompere sul palco con questo scatto come fai tu serve per darti grinta poi nella canzone o... Diciamo che io penso questo. O vinci le paure così facendo. Sì, esatto. Inizio, vabbè, canterò male però voglio iniziare bene. Tu sei arrivato a questa bella iniziativa l'anno scorso in corsa, no? Strada facendo, vogliamo dire. Sì, infatti. Sei arrivato, non so se era a metà percorso, Mino, o era un po' più indietro quando ha sostituito... alla terza tappa, quindi se ne è fatta parecchia insomma dell'anno scorso. Dopodiché quest'anno sei arrivato titolare, hai iniziato dalla prima serata, quindi voglio dire, tu sei il ragazzo con la chitarra, in effetti, perché ogni tanto qualcosa dal vivo la fai. Sì, sembra che abbia preso questo soprannome proprio per questa mia caratteristica di entrare sul palco con la chitarra. Sì, è una cosa che io farei sempre. Ma tu studi? No, sono autodidatta. Sei autodidatta. L'unica cosa, al massimo ho studiato per mezzo di un'associazione, l'associazione Luca Brandi, grazie anche a Salvatore Ferraiuolo che si è dato maestro appunto e mi ha insegnato veramente tante cose. Vabbè, uscire da Salvatore Ferraiuolo significa proprio appassionarsi innanzitutto e prendere possesso poi nella maniera più pratica possibile dello strumento, che diventa tuo e tu e lo strumento è diventato una cosa sola. Sì, alla fine quello è il risultato finale. Quando prendi la chitarra, quella cosa che devi iniziare a fare è imparare il testo a memoria, come anche gli accordi. E in quel momento puoi chiudere gli occhi e suonare. Ma tu quando canti, come canti? Canti ad occhi chiusi o occhi aperti? Sai che non ci ho fatto caso. Ultimamente ho visto qualche foto in cui canto a occhi, sembra che canto a occhi chiusi, ma la verità è che li tengo giusto socchiusi perché mi danno un po' fastidio le luci sul palco, le trovo troppo violente. Che differenza è calcare il palco tra la canzone fatta con la base e quella invece che deve essere accompagnata da te stesso, insomma che deve nascere tutto da te, sia in voce che in musica? Quando suoni con la chitarra tu parti da zero ed è una cosa che io amo fare perché mi sento un artista in quel momento. Mentre quando canti con la base sì, avrai tutti i suoni perfetti, cioè sì, avrai tutto, riuscirai a riempire tutti i suoni, tutti gli spazi musicali. Però sarai un cantante che fa karaoke, non è così... Quindi tu ti definisci cantante? Sono un artista secondo me, perché non canto solamente, io tempo fa ho anche recitato, ho fatto un po' di tango, mai più. Perché? Un po' perché le ragazze non mi sopportavano, poi le pestavo sempre i piedi. Ah, ecco, quindi. Poi ho lasciato proprio perdere la cosa. Senti, una cosa che non abbiamo detto dall'inizio, ma la diciamo adesso, quanti anni hai? Io ho 20 anni. Nella vita cosa fai? Nella vita studio giurisprudenza in questo momento. Stai facendo giurisprudenza? Sì, però. Ho finito il liceo classico, adesso frequento l'università.
E andiamo a sentire una canzone di Francesco. Noi, siccome sabato scorso, mentre voi eravate dal vivo, live, al Pala Noel, in televisione, si guardava la seconda tappa del Voices Tour. E in quella occasione tu hai cantato Sotto Bombardamento. Sì, sotto perché era anche una puntata particolare, mi pare, che ricordavamo forse gli eventi di Parigi, insomma, una cosa del genere. Sì, c'è stata questa introduzione, però io almeno non ci ho pensato. Io sapevo già che volevo portare quella... quel pezzo. Quindi è stato un caso che comunque ti è andata così a fagiolo. Sì, ma è un pezzo che io anche all'associazione portavo più che volentieri, perché riuscivo proprio a essere scalmanato e ancora di più violento sul palco. E infatti vediamoci allora Francesco D'Ambra in Sotto Bombardamento. Sulla testa che volano mica, volano titoli anche tu. Vedo che ti senti nuda come me, ma che qui più sento e meno sento. Ci si sente profughi sotto bombardamento. Dicevi che il mondo va cambiato, intanto lui che cambia te. Dicevi che il mondo va capito, intanto lui non capisce te. Lui non capisce te, e lui non capisce te. Parla più piano che non ti sento. Sotto bombardamento. Chiudi mia chiave quando mi hai dentro. Sotto bombardamento. Il fuoco si allarga, spinto dal vento, sotto bombardamento. Tieni giù la testa che volano news, sparano missili. Stiamo qui nel rifugio che viveri ce n'è. Ti diranno sempre che uno vince e l'altro perde. Ci sarà un antidoto per questa overdose di merda. Dicevi che il mondo va cambiato, intanto lui che cambia te. Dicevi che il mondo va capito, intanto lui non capisce te. E lui non capisce te. E lui non capisce te. Parla più piano che non ti sento. Sotto bombardamento. Tu di mia chiave quando mi hai dentro. Sotto bombardamento. Il fuoco si allarga spinto dal vento. Sotto bombardamento. Parla più piano che non ti sento. Sotto bombardamento. Chiudi mia chiave quando mi hai dentro. Sotto bombardamento. Il fuoco si allarga. Insomma, ti prende la canzone. Abbiamo visto che tieni il palco in maniera corretta, ti fai trascinare dal ritmo, insomma. Dopo ogni esibizione, come dico sempre, si fa del proprio meglio. Senti, noi la settimana scorsa abbiamo avuto ospite tra i giurati Paolo Roia e abbiamo anche parlato di te, perché Paolo non ne fa mistero che insomma ti predilige sugli altri, però comunque ti dà sempre voti non eccellenti, insomma, non ci sono questi grandi numeri. Come mai secondo te?
Quando Paolo Roia è un amico, ma quando deve fare il suo lavoro fa il suo lavoro e diventa giudice, avvocato, quell'avvocato tremendo che deve fare la sentenza, emana la sentenza, interpreta e spezza tutto. È un collega avvocato, lui è già avvocato, tu lo sarai di qui a qualche anno. Pure per questo ci sta questa amicizia. Ah, perciò c'è questa... Lui mi interroga sul diritto costituzionale. Ah, ecco. Senti, a proposito del ruolo dei giurati, l'hai sentito prima, ne abbiamo riparlato con Michele, ormai sono settimane che ci portiamo dietro questa cosa che io non ho sopportato. Ecco, mi si può dire di tutto, ma a scena aperta ognuno deve avere l'opportunità di dire la propria e di avere anche la pazienza di ascoltare il parere dell'altro. Invece abbandonare la scena così all'improvviso, d'accordo che la fuga è vergogna, ma è comunque salvazione di pelle, si dice dalle nostre parti. Però voglio dire, esagerare così, lasciare un palcoscenico in proclamazione, io non me la sono ancora... Non mi è scesa ancora e spero di poterlo dire direttamente a chi ha fatto questa cosa, in modo tale che chiudiamo questa partita una volta per tutte. Io penso questo: nel momento in cui si inizia tutti insieme bisogna finire tutti insieme. Poi sì, è giusto dire il proprio parere, dare appunto la propria mozione, però se si fa fuori la diretta sarebbe meglio, perché hai anche più libertà. Quindi, di dire la tua. Quindi cercare di evitare delle cose plateali. Cioè, esatto, bisogna altrimenti farle... succede questo. Durante il live ci sono delle problematiche, bisogna tagliare, ci sono problemi in sala, facciamo capire al pubblico che c'è qualcosa che non va. Anche questa è una cosa da tenere in considerazione. Senti, a proposito delle cose che non va, se tu dovessi dare un giudizio o comunque esprimere su qualcosa che secondo te andrebbe corretto strada facendo, perché questo è anche un percorso che si fa per migliorare, quindi dall'anno scorso a quest'anno credo già ci siano stati dei correttivi favorevoli, positivi, no? Sì, rispetto all'anno scorso... Comunque... La trovi diversa l'edizione di quest'anno, no? Sì, è presa molto più sul serio. Poi comunque già si vede il fatto che ci stiamo esibendo in un teatro, non in un qualunque ristorante. Poi si incomincia il tour dei ristoranti, eh? Sì, adesso il tour dei ristoranti sarà ancora più interessante la cosa, perché appunto troveremo sempre qualcuno di nuovo, saremo sempre più nel centro, sarà più interessante la cosa. Poi per quanto riguarda impianto di amplificazione e tutto quanto... non è che trovi tante differenze, alla fine siamo sempre bene. Vedo soltanto che le cose vengono prese più sul serio. Poi già secondo me il fatto che sono finalmente entrato da titolare, dall'inizio, esatto. È una cosa importante, anziché arrivare in corsa. E dicevamo anche le varie sostituzioni e anche gli ospiti, questi ospiti che girano di puntata in puntata e che vi vengono a dare manforte, che comunque cantano e fanno da cornice a voi altri che vi esibite davanti ad una giuria terribile di 7 personaggi che cambiano comunque di settimana in settimana. Sì, è una bella cosa, perché pure se quelle persone dell'anno scorso alle quali io tenevo molto, ad esempio Marilena Castigliola, cioè io ci tenevo veramente tanto, con lo stesso Erika Barbato mi ha fatto veramente tanto piacere rivederla, e queste sono delle buone opportunità per rivederle in azione e rendirle cantare. Ad esempio c'è stata quella serata di Sanremo l'anno scorso in cui mi ha emozionato veramente tanto e ha cantato pure con il raffreddore, ma ha fatto quel non è l'inferno di Emma che mi ha fatto emozionare veramente tanto, anche se sono finito ultimo non me ne fregava niente. Ecco, bello la sportività di Francesco D'Ambra. Sì, che ragazzi, che così bisogna essere, l'importante è sentirsi artisti, esprimersi e ad accettare anche il giudizio dei giurati. Possono essere più, i più terribili, i più negativi possibili, comunque vanno rispettati. L'importante è sapere dopo la mozione di quel voto, quella è la cosa che ti fa migliorare, ti fa crescere. Certo, non è per partito preso, ma è sempre per aiutare ad andare sempre più avanti, sempre meglio, per migliorarsi. Sì, io ho sempre preso in considerazione questo motivo. Senti, allora diciamo gli ospiti. Noi sabato scorso abbiamo visto la seconda tappa, abbiamo rivisto in televisione la seconda tappa, dicevo, mentre voi cantavate al Pala Noel lì a Forio. E tra gli ospiti c'era Valentina Senese. Ascoltiamoci la canzone di Valentina. Giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercata più. Troppa gente che mi chiede,
cava dentro la ferita che me non cicatrizzi mai. Faccio male anche a un amico che ogni sera è qui. Io ho giurato di ascoltarlo, ma tradisco lui e me. Perché quando tu sei ferito non sei mai, oh mai, se conviene più guarire o affondare giù per sempre. Segnarmi a vivere proprio io che ti amo, ti sto implorando, aiutami a distruggerti. 5 giorni che ti ho perso, 1000 lacrime cadute ed io inchiodato a te, e tutto ancora più di tutto per cercare di scappare. Ho provato a disprezzarti, a tradirti, a farti male. Perché quando tu stai negando non sei mai, oh mai, se conviene farsi forza giù nel mare. Amore mio, come farò a rassegnarmi a vivere? E proprio io che ti amo, ti sto implorando, aiutami a distruggere. Bravissima Valentina Senese. Valentina Senese con 5 giorni, una canzone di Michele Zarrillo. Allora, l'hai rivista, te la ricordavi questa esibizione in questa seconda tappa del nostro itinerario musicale? Sì, sì, la sentì anche le prove, esattamente fantastica, soprattutto il ritornello è emozionante, veramente. Ma Valentina è una bravissima cantante, ma anche una bravissima persona. Pensa, ho avuto modo di conoscerla poco prima di vederla all'esibizione dell'anno scorso alla Beccaccia, quando ha fatto l'ospite. Ma è veramente un pezzo di zucchero. A proposito di Beccaccia, noi prima lo dicevamo, ma ricordiamoci che dal 10 gennaio si riparte la seconda parte di questo Voices Tour di quest'anno, che incominciamo il tour per i ristoranti, si incomincia il 10 gennaio al Signore degli Agnelli a Casamicciola, quindi comincia la tournée tra i ristoranti. Ma di solito quando si va ai ristoranti, voi che dovete cantare, pensate che poi siete in un ristorante o... comunque siete tutti concentrati invece all'esibizione e a guardare la giuria che cosa fa? Allora, iniziamo a dire questo. Nel momento in cui siamo in un ristorante abbiamo la possibilità di guardare la gente negli occhi, perché nel teatro abbiamo visto ci sono quelle luci troppo violente, ma nel ristorante io almeno guardo i giurati negli occhi,
Lo stesso al nascondiglio dell'amore, guardai sempre i giudici negli occhi. Quando li posso guardare, li guardo, anche con cattiveria. Quindi questo è il vantaggio di stare nel ristorante, siete tutti allo stesso livello, a poca distanza, quindi c'è l'opportunità di guardarsi proprio nella profondità dell'animo attraverso gli occhi. Sì, e poi si sfrutta lo spazio possibile. Certo, perché non tutti hanno una sala capiente. Senti, ad esempio alla Baia del Clipper mi hanno detto c'era poco spazio. C'era poco spazio, in effetti è così. Senti, e l'anno scorso mi pare è stato l'anno scorso che hai sfondato con il pezzo di Pino Daniele. Isopazzo, è stato l'anno scorso, vero? Tant'è vero che te l'hanno richiesto a più riprese di rifarlo, proprio perché forse la votazione più alta che hai avuto l'anno scorso con quel pezzo di Pino Daniele, o no? Sì, sì, vero? Proprio l'anno scorso ebbi... Sì, arrivai quinto, mi ricordo. Poi quella tappa vinsero in ex aequo Valentina... No, scusa... Vinsero Daniele Cigliano e... Bagna Calise. E Bagna Calise. Sì. Che quest'anno non è con noi. No, che quest'anno non è con noi. Ho saputo si sta comunque divertendo, sta andando di qua e di là, ma sta anche studiando. Ah, ecco. Perché lo dici con questo cipiglio un po' più serioso, però sta anche studiando? Perché è una cosa seria. Perché lo dici a te stesso che devi studiare. Insomma? Che stiamo? Che stai preparando? Sto preparando ancora diritto costituzionale. Ancora? Perché ancora? Perché Paolo Roia non ti ha dato buoni consigli e buoni suggerimenti? No, perché purtroppo ho avuto un periodo di crisi a ottobre. Ah, ecco. Cioè, no, in realtà per tutta l'estate ho avuto questo periodo di crisi, ho cercato anche il lavoro. Poi mi sono detto, Francesco, ma che stai facendo? Ecco, quindi... E allora a ottobre mi sono messo d'impegno e in un mese sono riuscito a dare un esame e sono ritornato in pista. Adesso sto ridando un esame in cui sono stato bocciato. Ah, bene, bello, ricominciare proprio da dove ci si è fermati, bello, affrontare con grinta anche le cose. E questa volta si sa anche dove si è sbagliato. Ecco, perfetto. Una delle tante intuizioni di Mino Ferrandino, quella degli Ugualos, li abbiamo visti e continueranno ad esserci. Ne abbiamo rubato una foto dal web, che ci vediamo subito, perché c'è stato uno degli Ugualos che ha avuto la febbre, Lucio Scherillo, lo vedete, si è autoritratto in maniera molto ironica per farsi vedere a letto, tant'è vero che sabato scorso non c'era lì al Palanoel, c'era solo Salvio, perché Lucio era a letto. So che sta meglio, un saluto e veramente complimenti ancora per quello che fanno. Noi la settimana scorsa li abbiamo avuti ospiti in studio, e avevamo anche un'altra parte, un'altra esibizione che loro avevano fatto al Polifunzionale che non abbiamo trasmesso, ce ne serviamo adesso per poterla dare in coda, poi dopo ritorniamo in diretta con te, ci salutiamo e diamo poi gli auguri di un buon anno. Ma intanto gli Ugualos. Oggi ci sono stati proprio, ma non ce n'è stato uno buono, proprio zero. Speriamo che oggi almeno qualcuno viene proprio meglio, che proprio zero. Buongiorno, buonasera, non so che ora è, e buonasera. Buongiorno, va bene, buongiorno. Lei deve fare il provino? Ah, ci fu un provino! Bene, lei è? Cino! Cino! Detto Paco, per gli amici, Paco! Cino, detto Paco! Paco, ha pregatito la di nome! Va bene, dunque... Lei vuole fare teatro, giusto? Come no! Lei ha esperienze di teatro? Sì, come no! Dorina, come no! Dorina, come no! Dice! Cosa facevo? Lo scenografo? Un po' di più. Costumista? Un po' di più. Non lo so. Macchinista? Un po' più dietro. E che cosa? Un po' più di tangolo. O che cosa? O perché c'è una cucina che devo soldare. Prego, signore, assista già, qui. Allora lasciamo perdere. Allora perché? Non è colpa mia se non fai lo vince, devo farlo. Lasciamo perdere. Mi piaceva così, capito? Assista pure. Va bene. Attenzione, signore. Allora facciamo domande di cultura generale. Sì, sono pronto. Allora, sono pronto. Cosa ha fatto Manzoni? Che ha fatto? Ah, mi conosco. Qualcosa di più grande. Ah no, qualcosa di più grande. Ha fatto qualcosa di più grande. Ah no, lei li conosce Renzo e Lucia? Su chi no? No, sono di Coppi. E chi conosce? Fino a Coppi, ci hanno fatto il giorno di mano, vanno a finire.
non sbaglio, papà. Basta, mi parli di leopardi, leopardi. Allora, il leopardo è un animale alto così, a volte delle immagini, a volte terrene, a volte in zero, non sa da giù, non sa come ora. Facciamo così, mi parli di Parisi, Parisi. E lei si cale, si cale, si cale, si cale. E se fai? Sai che la vaga si è andata le misure, che non è andata la faccenda, che le carità oggi. Lasciamo stare, lasciamo stare. Chi ha fatto Parini? E figurino Parini! Quale figurino? E figurino, che ha fatto la tomba? E la tomba è figurino Parini! E come? È famosissimo! Mi faccia così, Parini? Carducci, Carducci! Mimi, Antonella e Gabriele, uno fa ballando con le stelle, uno ballando sul ghiaccio, uno fa con me, uno fa con l'elefante. Giosuè, Carducci! Ah, sarà un frate, dove lo capatano? Un fratello, una fatta da divisione, non no. Pascoli, Pascoli, Pascoli! Qua, avanti a tutti per vergogna! Giovanni, pa! Giovanni, ma su un uomo, si Giovanni! Giovanni, ma qua Giovanni si faccia la pure! Giovanni si mette là e faccio sempre! E bravo! Giovanni, facciamo stare! Lei ha detto che ha fatto teatro, conoscerà sicuramente Edoardo, no? Sì, sì, sì. De Filippo? Una famosa fase di De Filippo. Era Adda passà. Dove sono? Adda passà. Dove sono? Adda passà. Dove sono? Adda passà. Ma sta uguale, ho fatto di fianco a uno di voi. Passa. Passa. Ma che sa? Un'ultima domanda. Lei sa montare? Mi porti su sole e glielo dico. Ma come si permette? Veramente coinvolgenti e travolgenti i due amici Salvio e Lucio. Sì, poi si divertono proprio nei loro sketch. Beh, per fortuna che divertono loro e fanno divertire anche il pubblico che li segue o dal teatro o poi loro avranno delle serate adesso durante questo periodo. Peccato che sabato scorso c'è stato un ugualo, perché l'altro ugualo sarà ammalato, però sì. Comunque tutto può essere. Allora Francesco, ci rivediamo il 10 gennaio sul palcoscenico del Signore degli Agnelli a Casamicciola. Sì, sì, e te la farò pagare cara per quel voto infimo che mi hai dato la scorsa volta. Che brutto voto ti ho dato. 7? Sì. Eh beh, non è il 6, è stato un 7. Non è stato proprio, perché comunque si può votare, per i telespettatori, si può votare dal 6 al 10. Comunque voglio dirti un'altra cosa sempre per quanto riguarda la sportività. Alla fine mi sono risentito anche io in televisione e forse c'erano troppi bassi, mi sono fatto mettere troppi bassi. Beh, evviva la sincerità e l'umiltà del nostro Francesco, che si conferma tale, non avevamo dubbi, perché ad un indirizzo, ecco, noi facciamo allora gli auguri di un buon anno anche da parte di tutta l'organizzazione, a partire dal patron Mino Ferrandino. Ci vediamo martedì prossimo, che sarà la vigilia della Befana, con la speranza che non ci porti carbone. Per Babbo Natale siamo andati bene. E dai, vediamo anche se sono sempre magro io. Siamo andati a Rococò e Mustacciuoli in questo periodo, sì, non so tu. Però no, tu mantieni ancora la linea. Lavora a boccia, quindi. Mantieni ancora la linea. Perfetto, allora grazie per averci seguito anche questa settimana. Vi lascio con i nostri programmi e noi ci vediamo martedì prossimo, come sempre, qui a Tele Ischia per parlare di Voci di Sturla. Arrivederci.